Salerno-Reggio Calabria per me è stato una specie di esempio proprio metaforico. Quando sono diventato ministro c'erano ben 142 chilometri di Salerno-Reggio Calabria in cantierati e quindi di fatto quasi impossibili per la circolazione e alla fine ce n'erano soltanto 12. Questo vuol dire che impegnandosi fortemente con le amministrazioni locali, con i fornitori e da ente committente e controllante come ministero, poi le cose si possono ottenere. Il tema di Gioia Tauro è più un'opportunità che un problema, è un porto che se saprà sfruttare adeguatamente il suo retroporto ben già infrastrutturato e la politica avrà il coraggio di usare la leva fiscale per renderlo competitivo con gli altri grandi porti simili in giro per l'Europa potrà essere molto così, polmone di sviluppo. E poi c'è il tema delle ferrovie, cioè noi dobbiamo assicurare, e qui i fondi strutturali europei potrebbero essere molto meglio utilizzati, dobbiamo collegare al resto d'Europa attraverso l'Italia, la Calabria appunto al resto d'Europa e dobbiamo sul tema dei porti fare della Calabria un po' il centro del Mediterraneo.